Molto piacere rivedervi tutti qui stasera. Un saluto. Maria ha qualche problema con il microfono, quindi stiamo aspettando quando lei riesce a risolvere il problema. Per il momento tutto è bloccato perché Maria ha qualche problema con la connessione. Stiamo aspettando. Eccomi qua. Ragazzi, avevo qualche problema tecnico. Adesso tutto è a posto. Vorrei sapere se mi vedete e anche mi sentite. Se tutto ok, allora possiamo iniziare. Allora, cambiamo subito la slide. Allora, noi abbiamo parlato la volta scorsa che alcuni nostri partner hanno avuto questo problema che non coincidevano i saldi, quindi queste persone erano inserite in una tabella, poi queste persone anche hanno allegato una schermata, cioè quando il saldo della blockchain non coincideva con il saldo del vostro back office. Questa settimana e anche la settimana scorsa i nostri programmatori, loro hanno lavorato proprio per risolvere questo guasto, cioè per non accreditare manualmente le somme, perché veramente io ho analizzato la tabella e ce ne sono tantissimi partner che hanno avuto questo problema.
Guardate, abbiamo 800 persone russofoni, poi 1500 tra i nostri partner inglesi, 1000 partner italiani e così via. Quindi sapete, accreditare il bilancio manualmente è un po' difficile. E così i nostri programmatori hanno deciso di elaborare un tasto speciale che permette di aggiornare il bilancio. Vi ricordate dove noi abbiamo generato la frase seed, dove c'è il nostro portafoglio? Allora, in questo posto ci sarà anche un tasto, un pulsante, aggiorna saldi. Questo tasto sarà disponibile solamente una volta, quindi le persone che hanno inserito il suo nome nella tabella, oppure le persone che non si trovano nella tabella, ma però i saldi non coincidono, avrà questo tasto. Poi cosa succederà? Il back office manderà alla blockchain le transazioni che non sono arrivati, perché c'è, ma non c'è questa coincidenza tra i bilanci, perché tutti noi abbiamo diversi pacchetti grazie a quali abbiamo ricevuto i punti crew secondo il piano bonus, oppure i punti crew che abbiamo ricevuto dopo aver acquistato un pacchetto formativo. E quindi quando il back office manda alla blockchain tutte queste registrazioni che riguardano ogni pacchetto, avviene qualche blocco, qualche errore, quando un blocco informativo contiene un tot di scritte. Cioè può succedere quando una scritta non entra in un blocco e quindi non arriva alla blockchain. Perciò alcuni bilanci non coincidono. Quando schiacciate questo pulsante aggiorna saldi, per piacere dovete capire che non avviene in modo istantaneo. Cioè, anche quando schiacciate vedrete che i bilanci non coincidono, perché quando schiacciate questo tasto, fate partire, le transazioni mancanti, alla blockchain. Quindi questa operazione può richiedere alcune ore. Quindi io vi consiglio di controllare i vostri bilanci il giorno dopo e vedere se i vostri token adesso coincidono. Ecco, adesso noi useremo questo metodo per risolvere il problema dei nostri partner. Questo lunedì noi già vediamo come funziona questo metodo sul server di test, così all'inizio di giugno questo tasto apparirà nel back office di tutti i nostri partner. Cioè, ragazzi, però di nuovo vi ricordo che aggiornamento avviene non in modo istantaneo, ma tra qualche tempo. Poi un'altra parte dei nostri partner hanno avuto questo problema che riguardava la chiave sulla blockchain. C'era un problema del server, cioè le persone vedevano la frase seed, cercavano di inserirla per il controllo, ma poi veniva fuori una finestra con l'errore del server. Quindi le persone che hanno contattato il nostro supporto tecnico, allora, adesso abbiamo 41 account, 41 persone che ha avuto questo problema con le frasi seed. Adesso mi dicono che non mi vedono bene nella chat russa e non mi sentono. Fatemi controllare un attimo se è tutto ok. Maria, so хорошо. Ok. Ok. Allora, 41 account.
Per questi 40 account noi risolviamo il problema, però se voi non avete contattato il nostro supporto tecnico, però avete avuto lo stesso problema, non siete riusciti a generare la chiave, per piacere contattate il nostro supporto tecnico oggi, massimo domani, perché con questi 41 account noi cerchiamo di risolvere il prima possibile questo errore. Cosa faremo per questi partner? Allora, guardate, i wallet sulla blockchain che non potevano aprire, cioè era sempre chiuso, però su questo wallet c'era il saldo di CRU. Allora, questi wallet, da questi wallet noi togliamo i token CRU e distribuiamo i nuovi wallet per questi 40 account. Perché questo era proprio errore da parte del server e le persone non potevano accedere al loro wallet. Invece i partner, a causa della loro noncuranza, non hanno salvato la frase sì. Ragazzi, qui purtroppo non possiamo aiutarvi, perché può essere che qualcuno è già entrato nel vostro wallet e quindi purtroppo non possiamo controllare e risolvere questa situazione. Abbiamo avuto anche un caso in India, quando un gruppo di partner indiane hanno creato le frasi SID sul computer di un leader. Cioè, non so, erano in ufficio oppure a casa di questo leader. E sapete, non è neanche un leader, perché un leader non si comporta in un modo del genere. E questa persona cosa ha fatto? Cioè, ha conservato tutte le frasi SID, entra adesso nel wallet dei colleghi e ruba tutti i tokens congelati. Guardate, se qualcuno ha già visitato il wallet, allora purtroppo nessuno potrà cambiare questa frase SID, solamente l'utente, l'interessato, potrà cambiare la chiave privata conoscendo la chiave iniziale. Cioè, se non conoscete questa chiave iniziale, cioè la frase SID, potete cambiare, potete generare la nuova chiave. Però questo non fa l'azienda, non si può fare sulla blockchain, neanche sul back office. E il funzionale che riguarda il cambiamento di questa frase SID è disponibile alle persone che veramente hanno delle conoscenze nel campo della blockchain. Quindi le persone che hanno creato la frase SID con l'aiuto di qualcuno, purtroppo non riusciranno mai a fare questa procedura, perché è molto complicata. Adesso ci contattano i partner indiani, ci chiedono l'aiuto, ma purtroppo noi abbiamo le mani legate. Se loro si sono rivolte ad un leader, allora non c'è la garanzia che in futuro non si rivolgano ad un altro leader. Quindi vi ripeto che siete voi responsabili della vostra frase SID e non dovete divulgarla oppure darla a qualcuno. Adesso vediamo quando le persone mandano screenshot in supporto tecnico in Telegram anche alle persone che sono disposte ad aiutarvi. Ragazze, ma voi non sapete neanche chi sta parlando, chi sta chattando con voi in Instagram o in Telegram. Può essere anche un truffatore. Vi chiedo di imparare tutto in modo autonomo, non dovete avere paura. Cioè, la creazione del wallet e la creazione delle frasi SID è la vostra responsabilità. Il massimo che potete fare è coinvolgere i vostri figli. Cioè, se voi siete una persona, diciamo, di una certa età, allora potete chiedere ai vostri figli di aiutarvi, ma non agli estranei, perché veramente vi trovate poi in difficoltà. Poi, terzo gruppo di persone che hanno contattato il nostro supporto tecnico sono dei partner che non riescono a convertire CRU in World CRU a causa
causa di un errore della CPU. Cioè viene fuori questa scritta: aggiungete un TB per chi vi manca la CPU. Adesso i nostri tecnici, i nostri programmatori stanno lavorando con questo errore perché veramente non riusciamo per quale motivo viene fuori, perché alcuni partner non hanno avuto nessun problema, però i partner che hanno iniziato a fare la conversione da 8 aprile, loro hanno incontrato questa difficoltà perché c'erano i problemi con il contratto smart, la commissione veniva calcolata in modo sbagliato e tutti gli oggetti che sono stati convertiti all'inizio di aprile, cioè dall'8 al 16, se non sbaglio, adesso questi utenti hanno il problema con scongelamento. Cioè adesso contratto smart vuole fare dei ricalcoli e manca la CPU, la transazione non viene completata e viene fuori questo errore. Cioè abbiamo visto che non ci sono tanti partner che hanno avuto questo problema. Per esempio, se parlare dell'errore precedente, abbiamo 40 persone. Quindi non è un errore tipico. Cioè adesso stiamo cercando di risolvere questa situazione e quindi vi posso anche dire che è difficile trovare questo errore perché quando è un errore comune allora è facile correggerlo, ma invece quando c'è poca gente che ha questo problema, la nostra squadra ha bisogno di più tempo per trovare la causa di questo errore, perché manca la CPU. Comunque non vi preoccupate, la nostra squadra sta lavorando e lunedì abbiamo ricevuto un aggiornamento e quindi alcuni partner sono riusciti a effettuare la conversione da crew in world crew, però non tutti i partner sono riusciti a fare questa conversione, quindi questa settimana cerchiamo di completare tutti i lavori e chiudere questa questione. Cambiamo per piacere la slide. Guardate, tantissimi mi chiedono che a proposito dell'accredito dallo staking crew per crew, cioè che i ratei non arrivano. Guardate che nei back office cosa succedeva? Tutti gli accrediti venivano fatti dai nostri sviluppatori oppure dalla nostra contabilità, quindi vedevamo così il saldo nella nostra blockchain. Invece, come funziona sulla blockchain? Voi dovete aggiornare il vostro bilancio. Guardate, voi adesso vedete la schermata del vostro schermo, quando entrate nello staking c'è un tasto blu force update, cioè un aggiornamento forzato. Così anch'io ho fatto questo force update e ho ricevuto un tot dallo staking. Quindi io vi voglio assicurare che accredito crew per crew dallo staking funziona. Dovete solamente fare questo aggiornamento forzato. Entrate nel Crypto Wallet, schiacciate questo aggiornamento e i token crew passeranno al vostro bilancio. Cioè così potete fare lo staking per UNTB oppure convertire in world crew, mandare in borsa, quello che volete fare, cioè dipende dalla vostra volontà. Adesso vediamo anche che i nostri partner sono molto attivi. Vedete che abbiamo convertito più di 19 miliardi di crew.
E dato che la commissione è abbastanza bassa, quindi la gente è motivata a fare questa conversione. E anche si può avere degli UTB grazie allo staking e nel futuro avremo profit bonus. Forse avete sentito durante il nostro incontro chiuso di sabato, Andrea ha detto che la commissione crescerà. Abbiamo sentito la data, il 1° giugno, però come avete visto noi abbiamo incontrato questi tre grandi errori, cioè quelli che l'errore che riguarda i bilanci, poi il secondo errore riguarda la conversione e terzo gruppo dei sbagli che non riescono ad avere l'accesso al CryptoWallet. Quindi finché noi non risolviamo tutte le problematiche, non aumentiamo la commissione. Qui vediamo l'attuale commissione di conversione. Già, anche qui c'è un piccolo errore. Ho visto un messaggio nella chat che qualcuno ha avuto 999.999 crew, cioè meno di 1000 crew, ma la commissione è arriva a 100 dollari. È uno sbaglio, quindi il nostro CryptoWallet, quando vede queste cifre di 3,9, 4,9 per il CryptoWallet, è una cifra molto grande e quindi applica la commissione di 100 dollari. Abbiamo già cercato di risolvere questo problema, ma vedo che ogni tanto esce di nuovo, specialmente quando le persone hanno fatto la conversione ad aprile. Quindi, ragazze, la scelta è vostra. Potete anche convertire 999 crew con la commissione di 100 dollari oppure aspettare quando arriva scongelamento e questi crew arrivano sul vostro bilancio. Ma se nel futuro, quando vedrete la commissione che vi aspetterà tra poco, credetemi. 100 dollari non sono tanti perché la commissione verrà calcolata come un scambio cross. Cosa vuol dire? Se crew in borsa viene al prezzo di 4 centesimi, invece World Crew l'azienda vende a 50 centesimi, cioè questa differenza di 46 centesimi sarà la commissione. E quindi adesso noi stiamo discendendo con i nostri ambassador, con i membri dello strategico, di effettuare questo aumento della commissione, ma però non in un momento, cioè non da 100 a 300, ma magari facendo a rate. Prima magari la persona deve pagare il 20%, poi il 30% e nel futuro 40% e alla fine arriviamo al 100% della commissione. Se oggi ancora pensate se pagare 100 crew, 100 dollari oppure no, come vi ho detto prima, la scelta è vostra. Potete anche aspettare quando i vostri crew si scongelano. Se avete alcuni ordini pendenti, guardate, la commissione verrà addebitata, la commissione nuova, perché vedo che nella blockchain abbiamo 350 milioni di crew, sono sull'account Interchange e non sono pagati, cioè le persone hanno schiacciato il tasto convertire, però non hanno pagato
USDU, cioè totalmente, se abbiamo visto che 19 miliardi sono stati convertiti, ma 350 milioni per il momento sono in attesa, cioè le persone hanno schiacciato il tasto, però non hanno pagato USDU. E quando queste persone avranno voglia di convertire CRU, la commissione aumenterà, quindi cioè veramente io vi voglio avvertire che se prima potevate convertire 10 milioni e pagare 100 dollari, poi nel futuro questa commissione crescerà notevolmente. In questo momento la maggior parte delle persone diranno di no, cioè aspetteranno scongelamento, ma quei token bloccati non vi rendono, non vi portano nessuna rendita, perché se li aveste convertiti, allora potevate metterli in staking e ricevere un TB. Se invece sono stati scongelati, anche li potevate mettere in staking e fare mining di un TB oppure fare la speculazione, ma nel caso se sono bloccati, allora non vi rendono e al posto di garantirvi un TB ogni mese, le persone pensano, ma pagare questi 100 dollari di commissione oppure no? Perché ricordate che con lo staking potete guadagnare questi 100 dollari dopo la vendita di un TB. Quindi qui noi torniamo sempre all'alfabetizzazione finanziaria. Noi vi insegniamo sempre, ma le persone prendono la decisione pagare questi 100 dollari oppure no? Si sentono bloccati, cioè si sentono indecisi. Cioè loro iniziano ad analizzare quanto devono pagare, cioè quanto sarà la commissione, quanto guadagnano grazie a UNTB e in quale periodo di tempo possono avere indietro i loro soldi. Non so per quale motivo tante persone pensano solamente alle spese e non capiscono le opportunità che possono avere, che questi soldi tornano indietro già da domani, perché World Crew rende quando si trova in staking e quando avviene il mining di UNTB. Ok, se parlare dello staking World Crew, il trasferimento di World Crew alla blockchain è già in corso, però vediamo che le persone non fanno lo staking. Cioè, quando noi schiacciamo il tasto World Crew, vediamo che 19 miliardi e mezzo sono stati trasferiti, un tot di World Crew sono stati messi in staking e non capisco perché tante persone non mettono i World Crew trasferiti nello staking. Ragazzi, proprio non capisco i vostri motivi, cioè dovete fare lo staking per un TB. Sì, se avete un piccolo pacchetto di token Crew oppure World Crew, non è che guadagnate tantissime UNTB, forse 20 token al mese, ma comunque sono dei soldi. E se non vendete subito questi UNTB, prima o poi UNTB cresce nel prezzo, quando crescerà anche la quantità dei nostri criptovalute. Proprio World Crew congelato può essere messo nello staking, quindi non scordate di fare questa azione anche quando ricevete World Crew da gruppo UGPay,
Per piacere, mettete Walt Crew nello staging. Noi abbiamo preparato anche delle istruzioni dove, cioè una guida, praticamente guida passo a passo, dove voi potete trovare tutti i passaggi come mettere nello staging il Walt Crew. Adesso vi vorrei parlare delle notizie che riguardano la nostra borsa Unitex. Allora, magari qualcuno di voi ha già notato che è apparso il sistema di ticket, cioè a sinistra, nell'angolo sinistro, c'è questa linguetta che riguarda le domande più frequenti. Voi schiacciate il tasto Go to Fact, leggete queste domande più frequenti e anche le risposte a queste domande che riguardano la verifica. Le questioni finanziarie. Se avete richiesto il prelievo oppure avete fatto la ricarica, però i soldi non sono arrivati, cioè studiate tutte le domande e se non avete trovato la risposta alla vostra domanda, schiacciate il tasto Get Support. Vedete questa finestrina viola e lì create il ticket. Allora, se la vostra domanda riguarda le finanze, per piacere allegate la transazione hash, perché tantissime persone allegano una schermata, però non allegano la transazione hash. Guardate, per trovare i vostri soldi ci serve non solamente la schermata, ma anche la transazione hash. Poi la settimana scorsa tantissime partner si lamentavano che la borsa si bloccava, cioè le persone non riuscivano a piazzare l'ordine, cioè lo schermo era praticamente bloccato. Allora, che cosa hanno scoperto i nostri programmatori? Cioè, ognuno di voi ha questo campanello dove voi riceverete le notifiche. Se il vostro ordine è stato completato, se avete fatto il deposito, se avete fatto il prelievo, cioè tutto quello che fate in borsa, ricevete le notifiche. Quindi se avete tantissime notifiche, per esempio io ho fatto la schermata dove vedete 30 notifiche. In questo momento la borsa va in tilt. Cioè vede tantissimi messaggi e non riesce a lavorare in modo adeguato finché voi non leggerete tutte le notifiche. Ragazzi, per piacere, se avete questo problema che l'Unitex si blocca, per piacere schiacciate il campanello e leggete tutte le notifiche e dovete anche controllare cioè, che non si accumulano troppo. Cioè, ogni tanto cercate di leggere queste notifiche. Questo è un problema che dovete risolvere voi. Se parlare del token USDT, io ho fatto qui screenshot USDT, USDU, cioè vendere USDU, acquistare USDT. Questo token è stato aggiunto sulla base della blockchain EOS. Come sapete, c'è USDT sulla base di Ethereum, poi c'è anche il wallet Omni, c'è anche USDT sulla base di Tron. Ma dato che noi abbiamo i nostri token che sono simili a EOS, avevamo anche il wallet di EOS, quindi i nostri programmatori hanno aggiunto USDT sulla base di EOS, però hanno avuto delle difficoltà di aggiungere USDT sulla base di ERC20.
Quindi, che cos'è l'USDT sulla base di ERC20? Quando voi fate il prelievo, la commissione nella rete di Ethereum può essere 20 dollari, 17 dollari, 25 dollari, cioè volatile. Borsa accumula i vostri ordini nell'arco di un'ora. E quando la borsa manda, cioè un plico di queste richieste per il prelievo, cioè praticamente vengono accumulate 100-200 richieste. In questo momento la commissione della rete di Ethereum può essere cambiata, cioè un'ora fa era 20 dollari, tra un'ora 30 dollari. Quindi borsa andrà in rosso se ci saranno delle somme piccole e tantissime transazioni. Magari avete notato che in Ethereum la somma minima era 0,5 di Ethereum, cioè supera 1000 dollari. Non tutti i nostri partner hanno questo fatturato per il prelievo. Cioè abbiamo fatto questo limite apposta. Se dare alla persona l'opportunità di prelevare anche 50 dollari, ogni 50 dollari sulla base di EOS bisogna pagare una commissione di 20-30 dollari, quindi non è interessante né per il cliente né per la borsa. Adesso la commissione sulla base di EOS è stata abbassata. E anche la somma di prelieva, se prima era 0,5 di Ethereum, adesso 0,1 e la commissione 0,15. E se parlare di USDT su ERC20 è difficile prevedere la commissione. Non vogliamo che i nostri utenti paghino anche la commissione. Provate a immaginare se prelevate 50 USDT, ma anche la commissione sarà 50 USDT. Alcuni vogliono prelevare anche un dollaro, cioè per un dollaro potete pagare anche una commissione di 50 dollari. Quindi per il momento noi non abbiamo attivato USDT su ERC20 finché non troveremo un meccanismo che ci permette di bilanciare le commissioni. Se parlare dell'USDT sulla base di EOS, abbiamo controllato e abbiamo analizzato come si comportano i nostri utenti. Per alcuni era una novità. Sì, su Binance non c'è questo, cioè non esiste USDT sulla base di EOS, viene commercializzato sulle borse cinesi, sulle borse coreane. Lo so che può essere acquistato e venduto su KuCoin, Netflix e anche Bitfinex. Se parlare di KuCoin in Netflix si può acquistare la criptovaluta senza la verifica. Invece Bitfinex richiede la verifica. Guardate, io ho presentato tutta la documentazione 6 maggio e non ho ancora ricevuto la risposta. Questo è il mio commento per i nostri utenti che si lamentano della nostra verifica, cioè non mi hanno richiesto solamente il passaporto internazionale, ho dovuto presentare il certificato della banca, patente, poi anche la mia carta bancaria. Veramente ho presentato una marea di documenti e alla fine mi hanno scritto che la verifica può durare anche 14 giorni. Sono passati 14 giorni, io gli mando un messaggio e chiedo
Come mai che sono passati 15 giorni e io non ho passato ancora la verifica? Guardate, nessuno mi ha risposto. Cioè, anche Bitfinex, una delle più grosse borse, ma vedo che hanno queste lacune nel supporto tecnico. Cioè, sono passati più di 20 giorni e io non ho passato la verifica. Quindi bisogna sempre paragonare prima di criticare e lamentarsi. Anche Binance richiede 2 settimane per la verifica, quindi è normale, è una pratica comune quando la verifica dura più di una settimana, cioè 12-15 giorni, perché esistono anche diversi tipi della verifica, il primo livello, il secondo livello e così via, cioè tutto dipende dal limite che vuoi prelevare e caricare. Anch'io ho impiegato 2 settimane per avere un account verificato su Binance. Per il momento, come vi ho detto, abbiamo anche sospeso questo token USDT sulla base di ERC20. Se voi avete l'ordine bloccato, in questo caso io vi consiglio di creare il ticket. Inserite la vostra mail della borsa, allegate anche screenshot. Tra i depositi potete vedere la storia delle vostre transazioni e così i nostri programmatori possono annullare questo ordine manualmente. Comunque, i miei colleghi mi hanno rassicurato che prima di bloccare questa copia valutaria hanno annullato tutte le richieste, tutti gli ordini. Se avete avuto un problema con la verifica, ragazzi, create sempre il ticket e così avrete un'altra chance, cioè avrete un'altra opportunità per allegare la vostra documentazione. Vedete qui sotto c'è anche questa casella con i documenti e quindi se vi chiederanno un documento, allora non serve più mandare uno screenshot via la mail. Nel back office della borsa potete allegare tutta la documentazione richiesta. Per esempio, un certificato di carichi pendenti oppure l'estratto del vostro conto corrente, tutto questo verrà allegato tramite questa finestra. E appena USDT sulla base di ERC20 e anche sulla base di Tron sarà pronto, allora noi attiviamo questa funzione. Quindi per il momento abbiamo bloccato questa opportunità e con il tempo, appena risolviamo questa questione, questo funzionale sarà accessibile per tutti i nostri partner. Cambiamo per piacere la slide. Qui adesso vi vorrei parlare del lavoro di maggio. Allora, noi abbiamo elaborato un funzionale per accreditare i bonus secondo il programma di fedeltà sulla blockchain. Qualcuno di voi ha già notato che nel wallet è apparsa questa scritta dividendi. Adesso stiamo testando questo funzionale, è quasi pronto. Ho fatto alcune osservazioni alla squadra dei programmatori. E loro devono risolvere tutti gli errori domani, dopodomani, e tra poco questo funzionale sarà accessibile. Vediamo domani il loro risultato, vediamo se sono riusciti a completare il compito.
a completare il compito. Ma finché noi non risolviamo questi tre errori di quali vi ho parlato all'inizio del nostro webinar, allora non avverrà nessun accredito dei bonus. Cioè, dobbiamo avere un quadro completo, cioè tutte le persone che hanno avuto voglia di fare la conversione, cioè non devono avere nessun problema, tutti i bilanci devono coincidere. E noi così partiamo con i bonus fedeltà, cioè ci spetta bonus di aprile, poi quello di maggio e a metà di giugno, se risolviamo tutte le problematiche, questi bonus verranno accreditati. Ok. Maria, ci ritieni aiuto? Poi cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto anche il prelievo e la ricarica dei soldi Fiat da Global Unit Pay. Cioè, tante persone sono già riuscite a legare gli account alla borsa. Lo so che alcuni partner nella chat si lamentano che hanno prelevato dalla borsa i dollari sul sistema di pagamento, però non ce l'ha ancora la carta. E cosa può fare con questi dollari? Guardate, su Global Unit Pay sono accessibili le carte virtuali, cioè li potete legare ad Apple Pay e pagare con questa carta in supermercato, in alcuni negozi. Poi su Global Unit Pay c'è anche l'opportunità di acquistare USDC coin, cioè un dollaro equivale ad un USDC. Lì c'è un trading desk, cioè ci sono Bitcoin, ci sono Ethereum, ecco un altro modo veramente ottimale per i partner che hanno USDU, cioè li possono scambiare con USD e poi cioè caricare la carta virtuale oppure all'interno del sistema di pagamento acquistare Bitcoin, Ethereum oppure USDC. Cioè, ecco, queste sono le opzioni che abbiamo al momento per quelle che hanno il tempo e possono aspettare. Tra poco avremo i token sulla base di altri protocolli. Allora, adesso mi scrivono delle problematiche che riguardano conversione da Crew a Vault Crew. Vi ho già parlato che stiamo lavorando e stiamo risolvendo questo problema e non vi preoccupate, appena non risolviamo questi errori, non accreditiamo i bonus. Quindi seguite le nostre notizie, i nostri webinar. Ragazzi, vi terremo sempre aggiornati. Poi è stato creato anche un sistema di ticket in borsa, borsa Unitex, e vedo che questa funzione è molto richiesta. L'unica cosa è che i nostri partner, che il sistema di ticket gli permette di velocizzare il processo della verifica. Cioè, loro hanno presentato la documentazione a Global Pass, hanno fatto la foto, hanno caricato il documento. E non vedono l'ora di passare prima possibile alla verifica. Iniziano a creare il ticket, caricano i passaporti e chiedono di velocizzare il processo. Ragazzi, vi chiedo di non fare questa azione. Se avete presentato già tutta la documentazione per la verifica, abbiate pazienza perché ticket creiamo solamente se vi viene negata la verifica, se avete ricevuto una lettera che compliance ha rifiutato la vostra verifica a causa della foto oppure se il vostro cognome coincide con un politico e così via. Ecco, in questo caso vi viene richiesta una documentazione aggiuntiva. Cambiamo per piacere la slide. Ah, ok. Abbiamo finito la nostra presentazione.
Sono rimasta ancora 7 minuti e ho visto una domanda molto interessante che riguarda listing in altre borse. Ragazzi, se voi avete perso la vostra frase seed, allora vuol dire che l'avete persa per sempre. Cioè, se non avete mai visitato il vostro wallet, provate a contattare il supporto, cioè spiegate la ragione perché non riuscite ad entrare, perché quei back office, quei wallet che hanno avuto problemi con il server, allora cerchiamo di aiutare a questi partner. Se invece la persona almeno una volta è entrata nel wallet, allora purtroppo non possiamo aiutare. Perché vediamo tutta la storia delle transazioni e poi se ad un certo punto la persona si scorda la frase seed oppure cancella per sbaglio la fotografia, in questo caso l'azienda non potrà aiutare. Questa persona è venuta anche nel nostro ufficio a Mosca e qualcuno dei nostri sviluppatori hanno cercato di aiutare alla persona di ripristinare questa frase, ma se persona non ha salvato questa frase, ma prima era riuscito ad entrare in questo wallet, allora qui noi purtroppo non possiamo aiutare. Se parlare del listing, allora adesso noi stiamo facendo delle trattative, cioè sapete, non è facile uscire su altre borse, forse dal punto di vista tecnico non è difficile, ma qui dobbiamo avere legal opinion, dobbiamo avere tutto a posto dal punto di vista di marketing, perché l'agenzia marketing che collabora con la nostra azienda ci hanno detto che il nostro white paper non è molto interessante, cioè non è attraente e noioso, cioè è stato creato dai legali americani e quindi non, con questo white paper non riusciamo ad attrarre tanta gente. Quindi dobbiamo rifare questo white paper con le parole semplici, senza parole difficili, senza tanta terminologia giuridica. È un grande lavoro che dobbiamo fare per prepararci per il listing. Abbiamo già effettuato alcune trattative, abbiamo ricevuto anche l'ok, però diciamo la parte marketing e la parte legale queste parti sono ancora crude. E non penso che riusciamo a realizzare tutto questo in giugno, ma comunque abbiamo già iniziato a fare il lavoro che riguarda il listing. Il nostro white paper potete leggere sul sito UGPay Group e CryptoUnici.ch. Allora, la commissione crescerà, cioè allora, guardate, la commissione crescerà da 1° luglio oppure da 1° agosto, non abbiamo ancora deciso la data, ma comunque la commissione crescerà man mano con il tempo. Abbiamo permesso a tantissimi partner di rifare la verifica, ma vedo che ci sono 500 persone che hanno questo problema, cioè il loro
nome coincide con alcuni con i nomi dei politici. E quindi loro devono presentare della documentazione supplementare. Quindi quelli che hanno ricevuto un rifiuto devono creare un ticket e compliance richiederà altra documentazione, per esempio il certificato del matrimonio, perché veramente succedono dei casi quando il nome e il cognome coincide al 100%. Così i nostri compliance iniziano a controllare anche i parenti, cioè la moglie, per esempio, oppure i figli. Per questo può essere anche richiesto il certificato del matrimonio. Quindi dovete essere pronti se avete incontrato questo problema. Se tornare ancora alla questione del listing, guardate, dal punto di vista tecnico è facile, però che senso ha? Diciamo che noi vogliamo essere presenti su CoinMarketCap, cioè per noi è molto importante avere tutti questi dati statistici e analitici. E così questi dati verranno presentati anche su CoinMarketCap. Cioè dovete capire che noi lavoriamo con le agenzie professionali che di solito presentano più di un token sul mercato, hanno una grande esperienza, più di 5 anni nel campo di criptovalute, quindi loro sanno come organizzare listing, come fare questo impacchettamento dal punto di vista marketing, dal punto di vista legale. Quindi vi ripeto, stiamo lavorando con un'agenzia professionale che ha già un'esperienza nel campo di criptovalute. Allora, bonus di lealtà viene accreditato quando tutti passeranno al World Crew, perché bonus di lealtà verrà accreditato solamente sul token di World Crew e non sul token di World Crew. Di token Crew, scusate. Poi abbiamo avuto un altro compito che riguardava USDU, perché vedo che USDU viene acquistato in borsa e quel funzionale, cioè di acquisto diretto, noi volevamo usare il sistema di pagamento Quantum, cioè il sistema che vi permette di fare la ricarica con i soldi fiat. Tante banche purtroppo bloccano i pagamenti tramite Quantum perché è l'acquisto di criptovaluta, quindi non tutte le banche sono d'accordo e perciò il sistema purtroppo cioè non è un sistema affidabile. Adesso Quantum deve ricevere la licenza in tutti i paesi del mondo, così le banche accettano questo sistema come un sistema affidabile, così i nostri partner non avranno nessun problema. I nostri sviluppatori devono abbassare il limite per i token USDU. Per il momento è possibile prelevare 50 token USDU. Noi abbiamo richiesto di abbassare questo limite per i nostri token USDU dove non viene applicata la commissione, cioè quando sarà possibile di prelevare anche un USDU
pagare la conversione da crew in world crew. All'inizio di giugno la somma minima in USD sarà abbassata almeno fino a 10 dollari per non accumulare un deposito di 50 dollari. Carissimi amici, il nostro tempo è già scaduto, quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro buona serata e un saluto a tutti. Ciao ciao.